La nonna ha detto di sì. La mamma ha detto di sì. Io ora ti chiedo di alzarti, uscire. Mi nascondo. No, sai cosa fai? Esci di qua. Sì. Di qua, sì. Esatto, di qua mi dicono. Così adesso faccio entrare Flavio con le professoresse. Al momento giusto entri, perfetto. Va bene? Grazie. Di qua, grazie. Di qua. Ecco, sì, perfetto. Allora, siamo pronti per il nostro gioco telefonico. Dobbiamo indovinare la casa di un personaggio famoso. E oggi è venuto Flavio Insinna con le sue professoresse. E potremo parlare con voi da casa, visto che ormai siamo arrivati a 1950 euro. Le facciamo entrare Sabrina? Lancia il a casa di, grazie. Flavio, eccole qua, benvenute ragazze. Eccole le professoresse. Vera, Eleonora, Chiara, Laura. Che bello rivedervi, accomodatevi. Prego, altri cinque. Cioè, non posso male fare. Non posso fare le scale questa volta. Non potevo fare il gioco telefonico perché. Buonasera, signora Reggiani. Flavio ha preso il telefono. Prima telefonata. No, Vera, tu stai qua. Sì. Sì, tu vuoi stare qui? Noi andiamo. Ho un'altra cosa. Ok. Sei italiana? Scusatemi, Va bene, grazie. Ciao. Noi andare. No, restate qua, sì. Dai. Noi andare, ma restiamo. Andiamo rimanendo. Rimaniamo andando. Fate come volete, ma io devo parlare un attimo con Vera. Certo. Fate come vi pare, va bene. Come va questo programma con Insinna? Ti molto sta simpatico? Bene. Sì, dove davvero? Mi stai portando? No, qui. Ti siedo qua. Ecco, okay. Ti puoi sedere qui. Sta andando bene? Moltissimo. Tu dove vivi? Io sono di Milano. Ah, vivi a Milano. Come ti trovi adesso a Roma? Perché insomma... Un po' turista. Perché ogni weekend io ritorno a Milano. Ma come? Tutti fanno i weekend a Roma e tu vai a Milano? Eh sì, per l'amore. L'amore, chi c'è nella tua vita? Il mio compagno è di Milano, quindi ogni weekend sto con lui. Siete da tanto tempo insieme? Due anni. E com'è questo ragazzo? Viviamo insieme da un anno. E l'amore della mia vita. Ma sei giovane, già sai che è l'amore della tua vita? È giovane, insomma, Caterina, 32. Veramente? Sembra una ventenne. No, 32. Questo ragazzo perché ti piace? Perché mi fa sorridere, è riuscito a tirare fuori il lato più bello di me. È stato l'unico a riuscirci, quindi lo amo. Senti, io ti voglio far vedere una cosa. Sì. Una cosa, e chiedo per favore di darle una TV. Perché mi ha mandato un filmato. Sì. E vorrei che tu lo vedessi insieme a noi. Ciao Ve, a te piacciono le sorprese e a me piace sorprenderti. Anche su questo ci incastriamo. Dopo anni di solitudine e di cadute, avevo quasi rinunciato a credere nell'amore che ho sempre sognato. Quello romantico, irrazionale, quello che ti punge il cuore e ti ruba il fiato. L'unico amore che ero certo di volere. Ma poi ho conosciuto te. Con te mi sono rialzato. Con te ho scoperto cose che mai avrei pensato di amare così tanto. E ora non potrei più farne a meno. Ti amo quando, per essere bella per me, in casa stai senza calze, ti si congelano i piedi e poi a letto mi anestetizzi le gambe per riscaldarteli. Ti amo perché abbiamo un letto a due piazze e mezza, ma ne usiamo solo mezza. E se ti amo tantissimo per queste cose, figurati quanto amo tutto il resto. Sei leale ed hai tutta te stessa per gli amici. Sei onesta e generosa. Conosci bene e dai un grande peso alla parola famiglia. E quando ami, ami follemente, senza vie di mezzo. Questo è quello che ho sempre sognato. Ed ora, ad ogni mio risveglio, questo sogno è lì a fianco a me. E al suo buongiorno, amore. So che comunque andrà la mia giornata. Sarà una giornata stupenda. Mi sa che anche lui è molto innamorato di te. E infatti, Vera, ha qualcosa da dirti? Ti ha detto già un sacco di cose, ma qualcosa ti vuole dire ancora un'altra cosa. Forse l'ha dimenticato. Ti lascio sola. Non è qua. Non è vero?
aspetta. Che bello, amore. Questi la facciamo qui. Grazie. Non rendere tutto cosa fai qua? Non rendere tutto più difficile che già... Sai quante volte ho scritto, ho pensato cosa dire in questo momento? Poi ho detto, improvviso, adesso vorrei tutti quei foglietti. Guarda come mi hai conciato. Allora, ti voglio dire grazie perché non credevo più, non riuscivo più a vedere commedie romantiche perché mi incazzavo. Dicevo, non esiste questa cosa, è fatto solo per fare audience. E invece adesso mi commuovo anche quando il protagonista fa uno sguardo, un sorriso e piango, come adesso guardandoti. Ti voglio dire grazie perché mi hai dimostrato che proteggere il mio sogno, nonostante tutte le cadute che ho fatto, è servito a incontrarti. E sono sicuro che se una persona conoscesse la tua anima, qualsiasi persona, non potrebbe non innamorarsi di te. Perciò io sono l'uomo più fortunato del mondo e se tu vorrai io ti proteggerò per sempre.